difficili perché comunque ci sono mancati dei giocatori importanti e abbiamo un po' sofferto. Adesso che siamo al completo, già domenica abbiamo visto subito il cambiamento, perché comunque abbiamo retto per quasi 40 minuti, sempre stando in vantaggio. 30 minuti caponati. A parte gli ultimi 3 minuti, comunque penso che sia andata più che bene. Abbiamo giocato molto bene di squadra, abbiamo difeso veramente bene. E adesso ci serve solo del tempo per conoscerci meglio e per ingranare. Domani è il derby, è la partita più bella che un giocatore possa giocare durante l'anno, però penso che a livello del campionato italiano, a livello nazionale, credo che sia la partita più sentita e più bella che ci possa essere. Ricordo la partita dell'anno scorso, è stata una delle più grandi soddisfazioni degli ultimi anni, vincere quella partita che, anche se non contava nulla, però per noi squadra, per la città, per Capo d'Orlando è stato fantastico, come lo è stato per noi. È vero, avevo fatto 2 punti, ma non era importante, il coach mi aveva chiesto di difendere e che non c'era bisogno che facessi punti perché c'era Aff, c'era Alex, e quindi io l'ho fatto e alla fine ero più che felice. Per quest'anno non mi interessa tanto segnare, certo se capita, se sono libero tiro, però quello che è importante domani è vincere a qualsiasi costo. Sì, è cambiato molto rispetto all'anno scorso, anche perché ci sono meno americani e adesso ci sono più italiani, quindi forse anche un po' più sentito, perché credo che gli americani non è che capiscono di queste partite. E riguardo a Maresca è molto costante, è un giocatore che fa sempre le cose giuste. E noi non abbiamo, cioè io non mi preoccupo mai di chi ho di fronte, poi si vede in campo. Ma io sono affezionato al presidente Bonina, e tra l'altro, se mi permettete, faccio una parentesi, l'ho già detto e lo ribadisco, ho ricevuto una telefonata di Giovanni Perdichizzi 4-5 giorni fa, assolutamente disinteressata, che considero a ridosso del derby una grandissima telefonata, per condividere e dialogare su quello che mi era successo rispetto alle 2 giornate di squalifica, ed è un segno di enorme fair play, quindi ringrazio Giovanni, che ha dato, secondo me, un segnale importante a me e chiaramente al nostro ambiente. Detto questo, sì, la frase di Bonina è sicuramente la Bonina, ma Bonina è un personaggio per certi versi che va fuori dalle righe, no? Ma è il suo bello, cioè non potrei dire io che non sono attratto da un personaggio come Bonina, no? Anche se ho chiaramente un presidente che non ha uguali, quindi non me ne voglio Bonina, mi tengo lentamente dentro sui nomi. Beh, se parti dal presupposto che loro hanno un budget forse pari al doppio rispetto al nostro, anche di più, è normale che non è al di là poi della sarò logoroico, ripetitivo, ma è così, l'enorme capacità di pescare in Romania un giocatore come Arci da parte di Pepe Sindoni, è normale che Barcellona è per certi versi una squadra di un livello superiore, però noi abbiamo cercato all'inizio dell'anno o comunque durante l'estate di fare una squadra che potesse avere un senso. Siamo andati su giocatori esperti, abbiamo sfruttato il fatto che chiamare Basile e chiedergli di venire a Capo d'Orlando non è la stessa cosa che magari può succedere a città che non siano così attraenti, ecco. Il fatto di aver... ti racconto un aneddoto che poi sostanzialmente insomma è la realtà. Io sono arrivato e venuto qui a Capo d'Orlando non solo, ma soprattutto grazie a Francesco Orsini. Lui mi ha detto che Draghi troverà benissimo. È la stessa cosa che è successa a Matteo e la città, ragazzi. Oggi voi non ve ne rendete conto perché vivete sempre più, ve ne rendete conto anche voi, ma vivendo sempre qui te ne rendi conto un po' meno, lo apprezzi un po' meno. Ci sono delle giornate che sono inenarrabili, cioè chiamo i miei amici e dico cosa c'è, la nebbia, piove, freddo. Oggi con la mia fidanzata ho mangiato dai Carusi spapparanzato al sole, cioè, e c'era la gente che faceva il bagno.
è normale che Barcellona, con tutto rispetto parlando, ma Barcellona non può avere questo fascino. Noi abbiamo un sindaco che... Anche perché loro Basile l'avevano contattato? L'ho contattato sono Mario Solani l'anno scorso, ma indipendentemente da questo fatto qua abbiamo delle carte in più da poter offrire ai giocatori, secondo me. E quindi siamo riusciti a sopperire magari rispetto a loro una mancanza economica con, giocandoci altre carte che quella della vostra disponibilità. Cioè, non ho mai giocato a Barcellona, sono andato una volta da spettatore, mi hanno trattato benissimo. Però Capo d'Orlando penso che architettonicamente sia un posto che ha pochi rivali in Italia. Noi siamo orgogliosi di averti invaso e io non la leggo come un'offesa, anzi la leggo semplicemente come un... Per noi è un attestato di stima avere qui Basile, Solani e Vincevic. Questo è un aspetto che io devo riuscire a curare molto perché è l'aspetto forse che può renderci più imprevedibili, il fatto di riuscire a giocare bene a difesa organizzata, quindi dando palla a Micevic, sfruttando il tiro di Basile Soragna e chiaramente aggiungerci la verve di Mays. Questo è quello che io e Pepe avevamo bene o male ipotizzato durante il periodo estivo quando abbiamo costruito la squadra, che sfortunatamente non abbiamo avuto il tempo poi di amalgamare, perché Mays è arrivato una settimana fa e Basile è rimasto fuori. Guarda, io avevo fatto un pronostico prima di Fiorentino, di Capodonato Fiorentino, avevo detto vedremo Mays 4-5 volte andare a tirare completamente solo, ed è successo. Perché? Perché la presenza in campo di Basile Solagna incute determinati tipi di more e la gente non si stacca da un giocatore come Basile, non si stacca da un giocatore come Micevic, non si stacca da un giocatore come Solagna, quindi resta un'autostrada, ed è quello che è successo. Certo. Noi dobbiamo essere in grado poi alla fine di riuscire a usufruire di questo vantaggio, ma non di essere troppo logoroi, no? Cioè non di essere troppo insistenti su questo tasto, dobbiamo essere capaci di giocare in entrambi i modi, sia quando Mays andrà fino al ferro, sia quando riusciranno a fermare Mays, e quindi di conseguenza dovremo andare alla ricerca di altre soluzioni. Ma le mani addosso le soffrono. Insomma, soffrono tutte le squadre, l'eccessivo uso delle mani, no? Ti ripeto, io domenica ho parlato bene degli arbitri, quindi sono contento e voglio e devo assolutamente perseguire questo percorso che mi porterà a non protestare. Partiamo dal presupposto che secondo me Arci non deve essere il giocatore visto alle prime giornate, cioè non deve essere troppo responsabilizzato. È un giocatore che potrà fare 25 punti, 30 punti, è un giocatore che se li farà saremo chiaramente tutti contenti, ma non l'abbiamo preso e sappiamo che non è quel tipo di giocatore, non è un giocatore alla Young che tira spesso e volentieri. Dominique è un giocatore molto più di squadra rispetto a Alex, e quindi mi aspetto che faccia molte più cose rispetto a Alex, ma sicuramente che abbia dei bottini anche meno consistenti. Lui in questo momento è un ragazzo estremamente sensibile, estremamente intelligente, ed è un giocatore secondo me estremamente forte. Si è reso conto di questo cambiamento, cioè le prime partite segnava, nella terza e nella quarta ha segnato un po' meno, ha cercato di strafare in difesa, e questo, me ne abbiamo discusso anche ieri, lo ha portato a commettere determinati errori che non ha la necessità di commettere. Lui è un giocatore che per fisicità in questa lega può essere dirompente, ogni tanto vuole essere straripante, e lo è in ogni caso, lo è anche se cammina, per capirci. Io ho detto, in difesa non puoi cercare di non far neanche passare la palla all'attaccante. C'è una pallacanestro diversa rispetto a quella che giocavi in Romania, soprattutto quello che giocavi in America, dove tutto era molto più fisico e tu fisicamente dominavi tutti. Qui c'è un po' più di malizia, l'arbitraggio, cose che lo condizionano un po'. E quindi io sono assolutamente contento di quello che sta facendo e sono sicuro che ci darà una mano clamorosa. Poi, se non so se ne siete accorti, ma in difesa lui ci dà un'opportunità pazzesca. Il fatto di cambiare sui pick and roll è, non dico solo ed esclusivamente, merito suo, ma è lui quello che poi da marcare il numero 4 deve passare a marcare anche il playmaker.